Allora, buonasera di nuovo e scusate per i inconvenienti tecnici della trasmissione precedente che abbiamo avuto. Purtroppo siamo appesi un po' a quello che è un po' l'andamento della rete in tutta Italia, perché abbiamo collegamenti da tutta Italia. E parliamo invece, siamo appunto ospiti collegati, abbiamo come ospite collegata Laura Fiore, che ringraziamo di essere qui con voi. Vi avevo accennato a questa trasmissione intitolata esattamente come è intitolato il suo libro che ha scritto Abortire dagli obiettori. Volevo citare questo libro, Abortire dagli obiettori, per l'editore Tempesta. Allora, di cosa si parla? Io adesso darò la parola a Laura, però prima volevo fare una piccola introduzione molto ampia, perché è un argomento di cui Liberdifusi è già interessata e che in pratica riguarda l'applicazione della legge 194 che regola le interruzioni di gravidanza, interruzioni volontarie di gravidanza. Laura si è trovata nella sua vita a dover fare una interruzione di gravidanza e si è trovata a viverla, questa vicenda, nell'ambito della sanità del Centro Sud, dove lei abita, che come sappiamo, come spesso abbiamo detto, abbiamo denunciato anche commentando e facendo la presentazione, abbiamo sentito anche la presentazione di un libro. Apposito su questo, un libro di adesso ovviamente mi sfugge il nome, ma ve lo Chiara dirò. Ripeti pure Laura? Lalli. Chiara Lalli, esattamente, sì, Chiara Lalli. Scusate, ma sto un po' anche preoccupato, sperando che regga la linea. Allora, parlando di questa vicenda, appunto. Con Laura abbiamo una testimonianza autentica di una persona che ha vissuto questa vicenda e ci ha scritto un libro. Laura, a te la parola. Di cosa parla questo libro? Perché l'hai scritto? Parlacene. Allora, questo è il libro che parla della mia esperienza di aborto terapeutico avvenuto 5 anni fa. Io l'ho voluto scrivere per mandare, come se fosse un messaggio, una lettera a tutte le donne del nostro paese e dire loro, ragazze, signore, l'aborto terapeutico purtroppo ci riguarda tutte e in Italia questa piaga, la definirei così, dell'obiezione di coscienza, rischia di invalidare questa legge o comunque di rendere la sua applicazione molto difficoltosa. Molto spesso delle donne con le quali ho parlato mi dicevano: no, io penso che non abortirei mai, io uso un buon contraccettivo, io sto bene economicamente, eccetera. Però invece l'aborto terapeutico, diciamo, è democratico, può capitare a chiunque, come è capitato a me, cioè anch'io pensavo che non avrei abortito e in qualche maniera me la sarei cavata, insomma, con un bambino non programmato, però è successo che sono rimasta incinta di una bambina che era affetta da una sindrome di Down, quindi da un grave ritardo mentale. Non me la sono sentita, io e mio marito non ce la siamo sentita di mettere al mondo in questo mondo, perché finché ci siamo noi pensiamo a lei, ma quando noi non ci siamo più, ma o anche quando noi invecchiamo, quando abbiamo attorno ai 70 anni, lei ne avrebbe avuti 30, avrebbe ancora avuto molto bisogno di noi, come avremmo potuto fare, e quindi abbiamo optato per questa decisione. E ci siamo imbattuti, cioè io soprattutto perché l'aborto poi lo vive la donna, in questo problema dell'obiezione di coscienza, cioè praticamente il problema è questo. L'obiezione di coscienza cioè, fa sì che si allunghino molto le file delle prenotazioni degli aborti normali, però una volta che tu rientri nei termini, vieni chiamata dall'ospedale, risolvi tutto in poco tempo, perché di solito l'aborto su un embrione sano, insomma presumibilmente sano, si esegue così con raschiamento e aspirazione in day hospital, in anestesia totale. E finisce lì. Invece l'aborto dopo il terzo mese non può avvenire per raschiamento perché il feto è troppo grande. È praticamente un'induzione al parto. Non si può fare il cesareo perché l'utero è ancora troppo immaturo, si danneggerebbe gravemente. E quindi si fa questa induzione al travaglio. Quindi il parto, cioè alla fine è come un parto naturale, c'è cioè un travaglio molto lungo che può durare giorni. E purtroppo succede che, poiché sono pochi i medici che praticano gli aborti, grazie a delle politiche sbagliate di chi dirige gli ospedali, politiche sbagliate di assunzione, insomma, e succede che soltanto l'inizio dell'induzione al travaglio te la fa la persona preposta, la persona che non è obiettore, e poi finisci in mezzo a queste persone che ti trascurano, ti maltrattano, che fanno degli errori, sbagliano, come hanno sbagliato molte cose.
Per esempio, nel mio libro scritto, poi comunque nel mio libro ci sono anche altre testimonianze, ci sono due testimonianze negative, appunto come la mia, una positiva, diciamo nella misura in cui può essere positivo un aborto terapeutico, voglio dire positiva nel senso che questa signora è stata assistita da medici preposti durante tutto il tempo, quindi ha potuto anche avere il marito con sé, insomma, è andato tutto a posto. E poi c'è l'istituzione della mia compagna dell'UDI di Napoli, Unione Donne in Italia, Stefania Cantatore. Poi c'è un contributo dell'UAR, un contributo dell'AIED, che è il primo consultorio italiano. E poi c'è alla fine la moratoria sull'obiezione di coscienza del professor Carlo Flaminghi. Infatti, ti E niente. interrompo un Sì. attimo, Laura, perché leggo da una recensione appunto al tuo libro, c'è proprio una frase del professor Flaminghi, che è appunto membro del Comitato Nazionale di Bioetica, che praticamente testualmente recita: non si può costringere un medico a praticare aborti, se il suo credo non lo permette, ma costringerlo a cambiare mestiere sì. Nessuno troverebbe normale che ci fosse un testimone di Geova a fare trasfusioni. Ecco, praticamente un pochino questo qui è il nucleo, un pochino o meglio, la fonte di tutti quanti quelli che sono i problemi. Probabilmente, ed è questa appunto la cosa che più ci rende perplessi, è una cattiva interpretazione di quello che poi è il diritto all'obiezione, che ricordiamo, l'obiezione di coscienza in Italia ha avuto dei nobili natali, potremmo dire, perché è nata per, diciamo, obiettare al servizio militare da parte appunto di molte persone che, peraltro, prima appunto che fosse regolamentato, erano dei veri e propri fuorilegge, c'era la renitenza alla leva e così via. Si è regolamentato nel senso che si è data la possibilità a chi non volesse fare il militare, appunto, utilizzando e insomma essendo addestrato all'utilizzo di armi anche. Di poterlo fare in un altro modo. Lo Stato comunque sia si è sempre mantenuta la possibilità di avere il servizio di difesa militare per la difesa dello Stato, come nella Costituzione e così via. Invece in questo caso questa obiezione di coscienza, che peraltro appunto poi ci sta anche un altro aspetto da prendere in considerazione, che è quello che è così diffusa, quindi questa esplosione di coscienze e così via, lascia di fatto scoperto questo servizio che è previsto dal Servizio Sanitario Nazionale che venga erogato alle donne e che quindi poi sono costrette a fare anche viaggi della speranza, tra virgolette, già immaginiamo con che trasporto emotivo, perché ovviamente parliamo di momenti terribili che vivono le donne già personalmente, oltretutto non affiancate da quello che appunto dovrebbe essere un servizio appunto che è un loro diritto perché è sancito dalla legge. Sì, infatti, ma questo è un problema che riguarda appunto la politica degli ospedali, delle assunzioni, perché per esempio nell'ospedale dove ho abortito io, che fanno? Assumono, fanno dei concorsi, assumono persone solo per fare aborti, li mettono a fare solo quello, quindi poi è normale che questi poveretti dopo un poco si deprimano e quindi facciano poi obiezioni. Invece secondo me dovrebbero assumere persone obiettori e non obiettori, però stabilendo un tetto di assunzioni di obiettori, di modo che non si vada a invalidare il corretto funzionamento di una legge. Però la persona che sceglie di fare gli aborti dovrebbe essere messa a fare anche a seguire i parti, deve fare tutte e due le cose, insomma. Sì, peraltro ci sta anche un'altra cosa che abbiamo registrato, soprattutto mi ricordo in occasione della presentazione del libro di Chiara Lalli, che questa esplosione di coscienze, appunto nel mondo dei ginecologi, che per carità hanno sicuramente una rispondenza relativamente a convinzioni personali, di coscienza, di fede, di credo religioso e così via. Però a volte viene il sospetto che ci sia anche un certo tornaconto nel senso di un certo maggiore possibilità di fare carriera nel momento in cui si viene in qualche modo, perché
bisogna dichiarare, perché va dichiarato il fatto di voler fare obiezione, e si viene meglio visti in certe strutture magari collegate a istituti cattolici, a istituti religiosi, strutture ospedaliere ovviamente. Quindi insomma magari c'è anche un po' il sospetto che proprio così trasparente di coscienza, diciamo gratuita, non sia questa obiezione, non credi? Infatti che la coscienza non c'entri nulla, infatti sì, è una questione di carriera molto spesso, e in alcuni casi poi gli stessi che in ospedale ti dicono di no fanno poi in privato l'aborto clandestino, c'è questo problema, infatti. È tutta una questione che bisogna vedere a monte, certo, se nella direzione dell'ospedale è fatta di obiettori, ovviamente faranno il loro gioco, insomma, penseranno ai loro tornaconti, non si cureranno di chi non è obiettore. Senti, Laura, tu hai accennato anche a delle altre storie che fanno parte appunto che sono all'interno di questo tuo libro. Due storie negative, una storia, se non sbaglio, insomma, in cui questo servizio in qualche modo è stato erogato in modo decente. Ecco, sai in qualche modo darci una collocazione geografica rispetto appunto a queste storie, dove è più complicato, ecco, abortire, e dove invece è più garantito, è meglio garantito questo diritto? Allora, a sud siamo messi male, un'isola felice invece è Bologna. Questa testimonianza positiva è avvenuta all'ospedale maggiore di Bologna. Chiaramente lì, secondo me, dipende un po' da quanto si è vicini o meno al Vaticano, secondo me. Insomma, Bologna in Emilia si è un poco più lontani, la mentalità un po' più aperta, insomma, questo è il problema principalmente. Quindi il tuo era un caso di aborto terapeutico, poi appunto ci sta l'interruzione volontaria di gravidanza, che è appunto l'interruzione che si fa nelle prime 12 settimane. Peraltro, proprio parlando di luoghi lontani dal Vaticano a Torino, c'è un medico che in qualche modo è pioniere di questo, che è un ginecologo che si chiama Silvio Viale, peraltro anche militante radicale, presidente di Radicali Italiani, che si sta battendo, si è battuto da tempo per l'applicazione, appunto per l'utilizzo di questa pillola RU486, che ovviamente renderebbe più semplice la cosa, e peraltro è in corso anche da parte sua una battaglia per poter deospedalizzare questa assunzione, perché in tutti i paesi non occorre ricovero, mentre invece in Italia appunto viene imposta una procedura. Non pensi che in qualche modo, Laura, sia una tutta questa difficoltà che viene imposta sia una sorta di retaggio, un pochino per rendere più difficile, un retaggio, parliamoci chiaro, di tipo un po' clericale, sicuramente poco laico, sì. Per rendere più difficile e più onerosa una cosa che peraltro già è difficoltosa. Sì, si tende a colpevolizzare le donne, infatti io nella mia esperienza sono stata proprio colpevolizzata. Io a un tratto durante il travaglio ho chiesto a un medico obiettore, perché sono obiettori c'erano, quanto tempo avrei potuto espellere, e lui mi ha detto: signora, ma l'aborto non è come un parto, deve essere lei a spingerlo fuori, noi non possiamo aiutarla. E poi non è vero, perché poi alla fine mi hanno aiutata. Quindi fanno del terrorismo, ti devono spaventare, ti devono farlo pesare. Neanche questo fatto della rianimazione forzata in alcuni ospedali, come è successo a me, quando il feto è ancora vivo, viene sottoposto alla rianimazione forzata per una arbitraria interpretazione della legge, cioè c'è un capitolo della legge che dice che il medico deve fare di tutto per salvare la vita del bambino. Però quando è possibile, se si espelle un feto a 21 settimane, è chiaro che non ce la può fare a vivere. Quindi questo fatto che te lo dicono nel consenso informato, che se tuo figlio è ancora vivo viene sottoposto a questo trattamento, è ancora una volta terrorismo per tutti. A me mi hanno fatto piangere quando io ho letto questo avvertimento, diciamo. Io ho chiesto al mio medico: vabbè, ma mia figlia è troppo piccola per poter sopravvivere. Lui disse: no, è una cosa possibile, e in questo caso soffrono. E io mi misi a piangere, e poi alla fine, quando in effetti mia figlia è stata rianimata, io ci ho sofferto tantissimo. Questo è stato un grave trauma per me, che ho potuto superare soltanto grazie a 3 anni di psicoanalisi.
Quindi, infatti, il sottotitolo del mio libro è La moderna inquisizione, perché questa è proprio un'inquisizione psicologica che ti devono infliggere, te la devono far pagare come se fossi un'assassina. È questo che io ho notato nella mia esperienza. Senti, Laura, tu hai accennato anche a delle organizzazioni come l'UAR, mi pare l'AIED e così via. Ecco, hai avuto un aiuto in senso materiale, una consulenza, una vicinanza psicologica da parte di loro? Parliamone perché spesso sono dei presidi che sono molto importanti, che magari vengono poco valorizzati. Beh, allora, io prima dell'aborto non ho avuto proprio tempo, è stata una cosa velocissima perché io il giorno che mi sono ricoverata entravo nella 22ª settimana, quindi non ho potuto rivolgermi a nessuno dopo. Sì, dopo ho incontrato persone dell'UAR, ne ho parlato, persone anche dell'AED. Sì, dopo possono dare un discreto supporto, specialmente all'AED, insomma, si può essere seguiti dai loro psicologi. E anzi, è una cosa che io consiglio sempre in ogni caso, anche se una non riceve maltrattamenti come me, come le altre donne nel nostro paese, sempre l'aborto è una cosa che lascia il segno, quindi è sempre meglio andare un po' in analisi, fare una chiacchierata con uno psicologo, parlarne un po'. Hai anche accennato al fatto che comunque sia questa vicenda, peraltro appunto resa ancora più gravosa, già gravosa di per sé, ha lasciato dei segni, ha parlato di psicanalisi. Ecco, quanto è durato questo periodo, diciamo, di ulteriore sofferenza? Ne sei uscita? Come ne sei uscita? Allora, io praticamente avrei dovuto rivolgermi subito a una psicologa, la mia famiglia me l'aveva consigliato, però è successo questo, che io ho un'altra figlia. Quando è successo questo aborto era a giugno, quindi era quasi la fine, lei stava all'asilo, era quasi finito l'asilo, lei poi ebbe la varicella, quindi rimase un po' di tempo a casa per la convalescenza, insomma io non la riportai all'asilo e la tengo in casa, però poiché mi ero assentata per qualche giorno per l'aborto, era la prima volta che io dormivo fuori casa, lei aveva subito una specie di trauma dell'abbandono, quindi io preferii stare in casa con lei, non staccarmi per andare a parlare di nuovo con medici, psicologi, eccetera. E però fu un errore, perché stando sempre in casa con lei non riuscivo a parlare con nessuno di questa mia esperienza, neanche parlare al telefono, perché comunque c'era la bambina in casa che poi a sua volta non voleva uscire di casa senza di me, insomma, ci siamo legate un po' troppo e quindi poi alla fine ho cominciato che ci pensavo sempre, ci pensavo la notte a quanto era successo e non dormivo più. Quindi ho avuto bisogno prima di tutto dell'intervento di una psichiatra che mi ha dato delle medicine per dormire. Poi, passata l'estate, a settembre avrei voluto fare un po' di psicoterapia orale, però non sono riuscita a trovare subito una persona che mi seguisse perché tutti dicevano che poiché prendevo medicine non ero in me, insomma, non ero io la vera Laura, quindi non potevano curarmi. Quindi è passato un anno che continuavo a prendere medicine, però la medicina cura il sintomo, non la causa, quindi non riuscivo a uscirne. Poi in rete ho trovato un sito che adesso non c'è più, messo su da una donna che aveva avuto un'esperienza similare alla mia, ci cioè aveva anche scritto un libro che io poi ho comprato, eccetera, e la prefazione gliel'aveva fatta la sua psicologa e quindi mi sono messa in contatto con questa psicologa che già aveva tenuto in cura varie altre donne che avevano avuto un aborto terapeutico molto particolare, insomma, come il mio, e quindi ho cominciato una terapia che è durata 3 anni. Nel termine poi sono venuta. Ok, la prefazione di Stefania Cantatore, ci vuoi parlare di chi è questa persona? Sì, allora Stefania Cantatore è la portavoce dell'UDI di Napoli. L'UDI è l'Unione Donne in Italia, è praticamente un organo di pressione politica che è attivo in Italia già dal 1946. Le donne dell'UDI prima di me si sono battute per il voto alle donne, insomma, per tutte le cose, per tutte le conquiste delle donne in Italia. E io in seguito a questa esperienza, la prima cosa che ho fatto, beh sì, avevo intenzione di scrivere il libro, l'ho scritto con calma, mi sono aperta un blog sull'argomento e poi ho contattato queste persone dell'UDI, mi sono iscritta all'UDI e insieme abbiamo cominciato questo cammino. E quindi Stefania,
che appunto è la nostra portavoce, gli ho chiesto di scriverle la prefazione, lei l'ha scritta. E lei anche dice, insomma, l'ha impostata questa prefazione su questa politica per cui noi in Italia, noi donne, dobbiamo essere comunque assoggettate al patriarcato, dobbiamo stare a casa, fare i figli, e c'è tutto questo ostacolare la nostra autodeterminazione per vivirci sempre in uno stato di subalternità. Volevo anche chiederti riguardo a questo libro, quando è che tu lo hai scritto, in precisione? Allora, io la parte dedicata proprio alla cronaca, diciamo, l'ho scritto settembre, ottobre, insomma sì, ottobre, appena è ricominciato l'asilo e quindi sono stata un po' più libera. E poi però ho aggiunto un'altra parte, perché poi è successo che in seguito all'aborto io ho avuto dei problemi ginecologici e quindi praticamente avevo paura, io all'epoca avevo ancora intenzione di fare altri figli, cosa che ho dovuto rinunciare perché assumendo psicofarmaci chiaramente non posso portare avanti un'altra gravidanza. Io adesso sono uscita fuori, però continuo a prendere uno psicofarmaco che è uno stabilizzante dell'umore, così per sicurezza, però ho già 44 anni, quindi non penso che avrò altri figli. Vabbè, comunque io quasi un anno dall'aborto pensavo di fare altri figli, però avevo questo un problema derivato dall'aborto. E praticamente quando ho saputo questo, in seguito a una visita in un consultorio, ho pensato, cioè ho voluto capire quello che era successo, perché ho pensato, ma vuoi vedere che mi hanno pregiudicato una maternità futura? E quindi sono tornata in ospedale a parlare con l'allora direttore del centro di IBG, che era Francesco Leone, che poi è morto prematuramente. E questa persona era molto disponibile e attraverso varie chiacchierate ho capito quale doveva essere la maniera giusta di fare un aborto e quello che invece hanno fatto a me, mi hanno sbagliato varie cose. E quindi nel mio libro c'è anche tutta questa parte in cui io vado e vengo dall'ospedale, parlo col medico, c'è tutta questa storia. Sì, sicuramente è un diario, insomma, sicuramente sarà emozionante perché sono cose che chiaramente vengono fuori da un momento di forte dolore, di disagio, appunto una cosa che poi ha lasciato degli strascichi e che spesso si dice, come tu hai accennato prima, si prendono le distanze perché a me non capiterà mai, questa parola a me non capiterà mai, purtroppo è quasi a volte come un epitaffio che si dice, e poi la vita invece insegna che purtroppo non è così. E quando poi si capita in certe cose, perché purtroppo nella vita accadono, ci si trova persi come si scende, diciamo, dalle nuvole, ma insomma basterebbe in qualche modo informarsi e sapere che non è poi difficilissimo, anche se purtroppo se ne parla poco. Per esempio, non si parla molto del fatto, e tanto appunto per tornare al discorso obiezione di coscienza, che oltre appunto all'obiezione di coscienza in sé, che per carità è autorizzata dalla legge, anche se magari secondo me poco regolata, essa viene interpretata anche in modo estensivo per quelle che sono tutte quante le pratiche terapeutiche di sostegno alla donna che sta praticando un aborto, quelle che possono essere delle pratiche che alleviano il dolore, che in qualche modo la sostengono anche psicologicamente, che insomma rendono la cosa meno, anzi meno dolorosa possibile. Purtroppo è accaduto anche questo, con un'estensione appunto di questo concetto delle obiezioni di coscienza, veramente che dovrebbe essere appunto limitato alla pratica abortiva in sé e non al sostegno del malato. Sì, infatti quello che per me è assurdo è che possa essere obiettore anche l'anestesista. Cioè, per me è assurdo, che cosa c'entra? Cioè, l'obiettore obietta, praticamente non è tenuto a fare tutto quello che comporta la morte del feto o dell'embrione, ma l'anestesia, cioè l'epidurale oppure un analgesico, non comportano la morte del feto, assolutamente, l'epidurale specialmente, tant'è vero che si fa anche per i parti. Invece ci sono tanti casi,
a volte anche giudiziari, perché in questo caso si può denunciare, io non potevo denunciare, però quando si tratta di anestesisti invece si può denunciare, in cui appunto l'anestesista si è rifiutato di fare l'epidurale o di fare qualche altra cosa, di non somministrare un altro analgesico. E questo è assurdo, veramente. Sì, Laura, io ti chiedevo anche perché il fatto della data, diciamo, del libro, perché volevo in realtà arrivare a chiederti se tu avevi in mente, non so, un modo per fare delle presentazioni, per organizzare, per far conoscere questo libro, per poterlo ovviamente vendere e diffondere questa testimonianza, perché se qualora tu avessi già in mente queste cose, Libri TV sarebbe interessata a poter divulgare, a poter girare, ovviamente registrare e mettere in rete queste presentazioni, ora appunto avvenissero a Roma o nei dintorni, insomma. Diciamo, il problema è trovare dei relatori, questo è un grande problema, perché quando io ho scritto il libro, poi praticamente io ho trovato l'editore su Facebook tramite un gruppo di Democrazia Atea, perché Tempesta mi sembra aveva edito il libro di Carla Corsetti, che è portavoce di Democrazia Atea. E quindi io ho fatto tutto da Facebook. Su Facebook, poi sempre in questo gruppo ho linkato insomma, il fatto che ho Mostra scritto bene il libro. la copertina del Sì. libro. Ok, perfetto. Questa copertina che io l'ho vista in rete mi ha molto incuriosito. Ci sai dire che immagine è quella che sta sulla Sì, copertina? allora, sì, l'immagine il quadro di Klimt, la Danae, ed è stato scelto dalla signora della casa editrice Chiara Cattato perché rimanda alla maternità. Vediamo. Dane fu fecondata nel sonno da Zeus trasformandosi in pioggia d'oro. La donna è rappresentata rannicchiata in primo piano, ripiegata su se stessa, avvolta in una forma circolare che rimanda alla maternità e alla fertilità universale. E quindi ha scelto questa cosa. Praticamente io sto dicendo, ho pubblicato il link della pubblicazione del libro su Democrazia Atea, lì sono stata contattata dal professor Giancarlo Nobile, che è coordinatore della consulta napoletana per la laicità delle istituzioni, e lui mi ha coinvolto in varie presentazioni, però tutto durante la ricerca dei relatori mi diceva che era impossibile trovare dei medici, dei ginecologi che facessero da relatori. E quindi mi ha cercati fra personaggi politici della mia città. Però appunto è difficile, io non so molto come muovermi, se non era per Giancarlo io non so cioè forse non avrei fatto nessuna presentazione una volta scritto il libro. Per fortuna Va bene, poi in questo momento. magari ci possiamo anche attivare e vedere quei piccoli contatti che può attivare Libri TV se possono essere utili a questa cosa, perché poi peraltro insomma è anche questa tua un'azione meritoria, perché comunque sia è un mettere all'aperto, in luce, in piazza, in qualche modo, una vicenda estremamente dolorosa e personale. Metterla in piazza e quindi sottoporsi, volenti o nolenti, anche al giudizio di chi si sente, di chi sta in cattedra, perché ovviamente dal momento che la cosa si diffonde pubblicamente c'è sempre qualcuno che si sente appunto di dare giudizi e di entrare nel merito, e quindi è una cosa molto meritevole questa tua, perché insomma ne hai fatto una vicenda, quella che io, come ti ho accennato quando abbiamo preso contatto per questa trasmissione, ne hai fatto una vicenda politica, perché è meramente politica, perché è una vicenda personale che tu avresti potuto vivere nel tuo dolore, all'interno della tua famiglia, in silenzio, perdendo l'occasione di far sì di contribuire a che la cosa non si ripeta. Forse che non si ripeta è velleitaristico, ma perlomeno che la gente venga a conoscere questa vicenda e quindi si attivi in qualche modo affinché non si ripeta, perché poi la cosa principale è far conoscere queste cose. Io penso che non tutti sappiano che una donna possa essere abbandonata in una sala, in una sala operatoria o in una sala a travaglio, in un ospedale, magari insieme per fare un aborto, magari insieme invece a donne che stanno facendo il travaglio per partorire, oppure che lasciano il feto tra le gambe per ore prima che si intervenga. Insomma, sono delle cose veramente mortificanti, strazianti, contro ogni senso umano, e non tutti sanno
che ciò accade. Forse appunto, e questa è la tua azione che io appunto ritengo molto molto meritoria, il fare, rendere pubblica questa vicenda personale, può essere d'aiuto, e cerchiamo noi con Libri TV in qualche modo di aiutare questa diffusione. Laura, il nostro tempo è terminato, io ti ringrazio per appunto per questa testimonianza. Siamo attivi, io sono attivo, gli altri del gruppo di Libri TV su Facebook parecchio, come ti sarei accorta, lo utilizziamo molto, ci interessiamo di queste cose, abbiamo qualche contatto, se vorrai potremo in qualche modo cercare di, proprio se sei interessata, di organizzare, magari provare a organizzare qualche presentazione, qualche cosa di questo tipo, perché è una cosa abbastanza importante. D'accordo? Sì. Ringrazio io voi per l'attenzione al problema. D'accordo Laura, grazie ancora, restiamo in contatto ovviamente su, su internet, su Facebook e così via. Questa trasmissione la troverai fra un 48 ore massimo, pubblicata sul nostro sito che è libri.tv, sul canale YouTube che è Libri TV tutto attaccato, poi te la taggerò su, su Facebook, e a te, a noi, a tutti noi, con questo sistema appunto che è la Web TV, sta poi divulgarla, quindi siamo proprio, diciamo, i divulgatori in, in persona, d'accordo? Va bene, grazie ancora Laura e alla prossima, grazie, ciao. Io intanto restituisco la linea alla regia.